Le foto uscite in cui la donna piange disperata con Gemma Galgani erano state piuttosto eloquenti. Non solo. Controllando i loro profili social si può notare che entrambi hanno smesso reciprocamente di seguirsi su Instagram. Un gesto che ha mandato su tutte le furie gli autori perché, oltre a suggerire l'ipotesi della fine della loro relazione, viola i termini del contratto. Intervistato da Tvblog, il conduttore Filippo Bisciglia è tornato a parlare della questione, che vede i protagonisti Ida e Riccardo, sottolineando la rigidità del regolamento del reality. Se firmi un contratto in cui si dice che non puoi svelare nulla e se smetti di seguire sui social il tuo partner, allora sbagli. Se lo hanno fatto, hanno sbagliato. Da contratto i ragazzi, una volta usciti dal programma, non possono pubblicare nulla sui social. Non possono farlo né se sono rimasti insieme, né se si sono lasciati. In aeroporto, in partenza per la Sardegna, prima dell'inizio delle registrazioni, devono consegnare il cellulare. Questo vale anche per chi esce dal programma prima dell'ultima puntata. Sono comunque tenuti a rimanere fino al 21esimo giorno in Sardegna, in hotel, sempre con qualcuno della produzione. Cosa succederà ora? Verranno presi dei provvedimenti nei confronti della coppia. Per saperne di più non ci resta che aspettare la seconda puntata di Temptation Island.